25 anni di reclusione a Monica Busetto, l'ex operatrice sociosanitaria accusata dell'omicidio in concorso con Susanna Lazzarini della vicina di casa Lida Taffi Pamio. È la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia. Continuiamo a credere nell'innocenza di Monica Busetto, sia io che il collega. E ovviamente avevamo dei limiti imposti dalla Cassazione per la decisione, perché la sentenza di rinvio riguardava solo il movente, la sussistente delle attenuanti generiche e o dell'aggravante dei futili motivi. La Corte d'Assise d'Appello oggi ha deciso che non ci sono i futili motivi, ma secondo loro non ci sono neanche le attenuanti generiche, quindi non è stato possibile effettuare un bilanciamento tra le tre circostanze come invece aveva imposto la sentenza della Cassazione. Quindi secondo noi sicuramente leggeremo le motivazioni che verranno depositate tra 60 giorni, ma sicuramente faremo ricorso ancora una volta in Cassazione. L'anziana fu uccisa a coltellate e strangolata con il cavo di un decoder il 20 dicembre 2012 nel suo appartamento in Viale Vespucci a Mestre. Busetto si è sempre dichiarata innocente. Era accusata di omicidio volontario aggravato dall'efferatezza e crudeltà e dai futili motivi e in primo grado condannata a 24 anni e 6 mesi. La pena con il primo appello si era aggravata nell'ergastolo, ma la Cassazione aveva annullato imponendo ai giudici di rivalutare l'aggravante dei futili motivi, ora esclusa. La Corte non ha concesso alla Busetto le attenuanti generiche, motivo per cui la difesa annuncia di non arrendersi. Abbiamo dalla parte nostra, nonostante questa sentenza debba essere rispettata, perché è una sentenza che comunque è messa a carico di un'imputata, dalla parte nostra però abbiamo tutta la comunità scientifica che sul punto sta producendo una letteratura non indifferente sulla quale fanno convegni, ce n'è stato uno a giugno in Cina, proprio che ha avuto per oggetto la prova scientifica, e il nostro consulente di parte, il professor Taroni dell'Università di Losanna, ha tenuto una relazione dove appunto criticava enormemente i risultati di questa sentenza proprio perché non ha fondamento scientifico, come invece si vuole far passare.